non è un'odierna narrazione mediatica, poi, con il suo sensazionalismo nel riferire i fatti di cronaca, anche una morbosa indulgenza su questo tipo di carpicciato in cronaca nera e giudiziaria, secondo l'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, che aveva fatto un'indagine tempo fa sui principali testati europei, noi dedichiamo a questi temi il 60% dello spazio delle notizie, e la Germania ne dedica il 18%, il 60% lo lascia all'economia, forse qualcosa dovrà dire. E questo spazio lasciato finisce inevitabilmente per alimentare un paziente ansia di risultato, che poi è un risultato appagante solo quando è visto in terra. Poi è esperienza di tutti, quando nella tribù del dolore si va morbosamente a frugare nella disperazione delle vittime, alla ricerca di una dichiarazione, la frase quasi fatta, scontata, è voglio soltanto giustizia. In realtà un po' comprensibilmente, un colpevole subito, è quello che perché l'individuazione di un accusato appaga nell'opinione pubblica la naturale ansia di dare un responsabile all'azione criminale che magari va tanto preoccupato, e questo di placare la propria ansia è un sollievo che difficilmente si lascia turbare da cautela e precisazione, ma siamo in una fase che si tratta ancora di accertare che intanto bisogna acquisire questo risultato. E del resto è significativo che l'esclamazione giustizia fatta è riservata solo alla sentenza di condanna. Io non ho mai sentito giustizia fatta da una sorta, non ho sentito, poi magari lo sentirei. È significativo che i recenti promotori del referendum sulla giustizia, garantisti per definizione, e tali si ritenevano, immagino, se andiamo a rivedere i programmi in cui presentavano in particolare la proposta di eliminare tra le esigenze che possono giustificare la custodia cautelare il pericolo di reiterazione del reato. Tutti i promotori, lo dicessero gli altri, vabbè, i promotori dicevano reiterazione del reato, con ciò, come dire, confessando che anche loro partivano. Anche loro garantisti partivano da una presunzione di colpevolezza. Nel 2016 noi nei campi penali ha organizzato, ha appaltato a uno statista, un esperto di statistica, una ricognizione sulla intonazione innocentista, colpevolista o neutro della stampa sui principali testate. E il risultato fu che il segno colpevolista, marcatamente per il 35%, meno marcatamente per un altro 25%, ma insomma nel 60% dei casi c'era un'intonazione nella stampa, nel ricerco giudiziario, tipo colpevolista, il 3% invece fortemente innocentista. Ora, noi sappiamo bene che i risultati delle indagini statistiche vanno presi sempre con prudenza di artificiere, perché poi bisogna vedere come sono raccolti questi dati, come sono interpretati, come sono letti. Io ricordo sempre che Andrew Levy diceva: noi usiamo le statistiche come i ubriachi usano i lampioni, a scopo di sostegno, non di illuminazione. Ognuno ci appoggia le sue idee. Però qui lo scarto fra 60% e 3% è talmente ampio e così vistoso che non ci sembra seriamente contestabile. E del resto è anche plausibile che sia così, perché per le ragioni che più ci molto meglio di me potrebbe rappresentarci il direttore Perpino. Oggi più di ieri non è facile conoscere giornalisti esperti di diritto che possono dedicarsi, perché devono poter fare altro, devono poter essere in qualche modo enciclopedici, ma ovviamente non specialisti. Questo cosa significa? Che il giornalista è vincolato alla fonte, cioè si comporta come il traduttore che non conosce benissimo la lingua straniera e traduce pezzo per parola senza riuscire a dare il senso critico, l'intelligenza critica del fenomeno
e poi qualche volta è anche un modo, con piacere la fonte, di pagare le disposizioni giudiziarie. Allora, tutto questo per dire, come sempre il tempo mi scorre per il corpo, che se nella Costituzione c'è un articolo 27,2 che dice la nostra Costituzione cartacea, ricordato, non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva, che la Costituzione mediatica c'è l'articolo 1, l'indagato e l'imputato sono considerati colpevoli fino alla sentenza di assoluzione definitiva e qualche volta anche oltre se non si è trovato il colpevole per quel particolare reato per cui si procede. Allora, questa divaricazione tra il dover essere costituzionale e la realtà non si può pensare, come qualche volta viene detto anche in ambienti forensi, dice limitiamo addirittura, questo però nessuno si è spinto, oscuriamo la cronaca giudiziaria. Questa idea di risolvere i problemi della cronaca, diciamo, malata, sensazionalistica, oscurandola, è un rimedio democraticamente e costituzionalmente impraticabile. Io sono dell'idea che i mali della libertà di stampa si curano solo per via omeopatica, aumentando la libertà e il pluralismo delle fonti, ma anche creando, come diceva per prima cosa. Dicevo, questa è non solo che è democraticamente e costituzionalmente impraticabile per ragioni che ci costringerebbe a oscurare la cronaca giudiziaria, a perdere ne vediamo tutti i limiti, ma non possiamo dimenticare i vantaggi, cioè i benefici derivanti dalla sua stessa esistenza, cioè il diritto di cronaca del giornalista, che del giornalismo che controlla, guarda, osserva, denuncia, perché rispondere a una elementare regola di psicologia comportamentale che il sapere che il proprio operato sarà portato a conoscenza di terzi già dissuade, quasi sempre, da deviazioni d'abuso nell'esercizio del potere conferito. Poi quotidiani sono quotidiani frequenti gli esempi di iniziative giudiziarie coraggiose prese e portate a termine grazie al sostegno della stampa, di denunce da parte dei bastini dell'uso improprio degli strumenti processuali, di contributi decisivi alle indagini suggeriti o raccolti da organi di informazione o per contro di insabbiamenti o corpi delle manovre diversive smascherati da inchieste giornalistiche. Il problema, tuttavia, sarebbe mal posto se si riducesse ad una comparazione dei vantaggi e degli svantaggi del diritto di cronaca, conseguenti quindi all'accesso della pubblica opinione alla giustizia penale. Questo accesso, infatti, non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica. Cioè, per un ordinamento democratico moderno, prima ancora che essere utile una giustizia pubblica, è inconcepibile e inquietante una giustizia segreta. Perché sottratta ad un'efficace forma di controllo da parte della società, la repressione penale fatalmente diventa, che è un incisivo mezzo di controllo sulla società, sviluppa fatalmente questa torbida politicità e diventa un mezzo di strumento di potere per tenere sotto controllo il dissenso, uno strumento anche di affermazione di parte. Il valore della pubblicità della giustizia penale, quindi, non va misurato sugli effetti che il concreto propizia, ma sulla gravissima evoluzione civile e democratica che la sua assenza comporterebbe. Quando lo dico, perché nel dibattito di questi giorni spesso ho sentito dire che bisogno c'è, in fin dei conti, poi c'è il dibattimento, il pubblico, eccetera. Basterebbe rimandare l'informazione a un momento migliore. Ecco, quando la giustizia è in tutto in parte segreta, gli avvocati sono spesso in galera e i medici giudici sono rimossi e gli altri sono
impiegati ingenti funzioni al servizio del potere. Ad Istanbul si è appena concluso un processo dopo 9 anni di udienze pubbliche, in cui sono state portate però chissà come acquisite degli elementi, acquisiti degli elementi da indagini oscuramente costruiti, sono stati condannati i giornalisti, i professori universitari e per l'appunto gli altri avvocati difensori che hanno avuto l'ardire di difendere il proprio. Condanne non a un'ammenda, ma a 12 anni e a 16 anni di galera. E poi è stata interdetta anche costituzionalmente. Scusate se insisto su questo punto, ma troppe sono le fughe avanti le soluzioni semplicistiche al riguardo. Se potessimo guardare in filigrana il testo costituzionale, c'è un filo trasparente ma robustissimo che collega l'articolo 21, il diritto di cronaca, di manifestazione pensiero, l'articolo 101, cioè i giudici sono soggetti soltanto alla legge, indipendenti da ogni potere. Proprio perché sono indipendenti da ogni potere, il popolo ha diritto di sapere come viene amministrata la giustizia di suo nome. E come i giudici, soggetti appunto soltanto alla legge, esercitano il potere, perché in quel popolo loro conferito. Ecco, in materia di giustizia penale in specie, l'articolo 21 svolge un insostituibile ruolo di garanzia democratica, secondo me, rendendo possibile una virtuosa circolarità, cioè il Parlamento emana le leggi, i giudici le applicano, quindi dipendendo da qualsiasi astratto condizionamento, i mezzi di informazione rendono nota la collettività, le modalità in cui viene resa giustizia, questo è l'ideale, la collettività apprende e se soddisfatta mantiene quel tipo di sistema, poi non lo fosse, attraverso i suoi rappresentanti del Parlamento e del Consiglio, modifica le leggi e lo giustizia. Si potrebbe allora, come pure è stato proposto, ripiegare su una soluzione meno massimalista, cioè vietare la cronaca giudiziaria sino alla fase pubblica del giudizio, soltanto poi lì si forma la prova, lì si vede perché e come il giudice forma un suo convincimento. Cioè si può ragionare così, si potrebbe essere tentati di ragionare così. In fin dei conti l'attività giurisdizionale, al pari di qualsiasi altra potestà romanante dello Stato comunitario, finisce a una sorta di legge fisica per cui tende naturalmente a fare ritorno all'atto penale, cioè descrivendo un ideale traiettorio circolare che si conclude da dove è socio il suo potere, in modo che il rappresentato possa compiere in qualche forma di controllo vedere come i risultati, quali risultati sono stati ottenuti e se ne sono soddisfatto, cioè giudicare il prodotto. Così ad esempio il governo ha una politica economica, ha una politica estera, ha una politica sociale, vediamo i risultati, ci rendiamo conto, ci piace o non ci piace, ci opponiamo o confermiamo. Però questa assimilazione dell'attività giurisdizionale a tutte le altre, secondo me, ha una semplificazione che non tiene conto della specificità dell'attività del fenomeno giurisdizionale penale. E per cogliere appieno questa specificità, mi scuso se semplifico troppo, e ovviamente ricordando un auditorio qualificatissimo probabilmente, però appunto su cui mi sono soffermare perché ho la nostra attenzione, cioè la ratio essentiale del processo penale, qual è? A mio modo di vedere, almeno da quella che è la mia esperienza, qualsiasi consorzio civile si trova davanti a questo problema. Non può non giudicare, non può non giudicare le condotte incompatibili con lo stare insieme in modo ordinato e accettabile, e nello stesso tempo non può non sapere che non ha la certezza della verità. Non dico che non la consegue mai, ma non può mai essere sicuro di averla consegue. E allora cosa fa? Da sempre, che cosa si fa? Si è inventato
un itinerario cognitivo, sarà la lotteria, sarà il duello, sarà il giuramento, sarà quello che sarà, ovviamente cambia con la geografia e con la storia, dicendo, beh, io collettività accetto che si possa passare con questo criterio dalla veste indicata alla veste indicata e sono disposto ad accettarla pro verità, dicevano i latini con una sintesi efficacissima. Allora, che cosa voglio dire? Che a differenza di ogni altra attività statuale, nel caso della giurisdizione penale, non è dai risultati che si può giudicare l'accettabilità del metodo, ma è dal metodo che si può giudicare l'accettabilità dei risultati. Se quella regola, quell'itinerario A è stato rispettato, sono disposto poi a parlarci della giustizia umana, ovviamente non incontro, ma per me è la migliore delle verità possibile, per me collettività. Se te ne sei disposto, invece la politica economica si è ottenuto quei risultati, come le altre cose, oppure mi interessa tanto, mi piace, mi condivido, confermo, eccetera, eccetera. Quindi l'informazione sulla giustizia penale deve tendenzialmente riguardare tutto il procedimento penale, con un piacere tutto, compatibilmente ovviamente con le esigenze, con la necessaria tutela delle esigenze investigative. Cioè non è pensabile, anche se qualcuno autorevolmente lo propone, che io non possa sapere, io cittadino, se il pubblico ministero ha disposto 51 intercettazioni telefoniche per vedere se si sta per realizzare di nuovo, ne avevamo proprio bisogno, un reato, 434 bis di adunanze ritenute pericolose. Voglio sapere come ha speso i soldi della collettività. Se il giudice dell'indagine criminale ha disposto una custodia cautelare rispetto a loro che poi sta da sotto, per carità, fa parte della fisiologia, non è che dice ah, sbagliato, però voglio sapere perché è andato meno. Non puoi dire che parliamo di dibattimento, a parte che poi quando si arriva al dibattimento da noi dopo anni, poi dicendo non interessa a nessuno. E d'altra parte, prescrivere che le notizie in ordine allo sviluppo giudiziario di un allarmante fatto di cronaca, sono quasi sempre molto preoccupanti, allarmanti, inquietanti, possa essere dato dopo mesi o anni aspettando il dibattimento, è una pretesa che sarebbe ovviamente, sicuramente presto dileggiata dalla realtà. Ci sarebbero alcune notizie, sono il mercato nero, qualcosa bisogna dire, si comincia il tempo da ambienti ben informati, si apprende che poi dopo si vedrà. Allora, questo per dire che come si vede siamo in presenza di una sorta di Stato democratico, cioè da un lato abbiamo l'informazione necessaria e dall'altro prendiamo atto che certa informazione almeno è dannosa. Allora, l'unico modo per cercare di tenere insieme questi due interessi vitali per l'ordinamento non è intervenire, come pure qualcuno dice, bilanciando queste esigenze, perché quando l'informazione è corretta non c'è nulla da bilanciare, almeno secondo me, è sul buono che bisogna intervenire, che è inaccettabile certo modo di fare il problema giudiziario. Intendo dire, se io riferisco, io giornalista riferisco un atto, un dato che è un dato privatissimo, proprio un dato privatissimo, ma che è processualmente rilevante, se io dico che ci sono degli indizi a carico di un soggetto, dei gravi indizi,